Fermi tutti, vedete, lo dico pure io, fermi tutti. Non so se uscirà mai questo video, sinceramente non so se uscirà mai questo video. Eccolo. Amici, oggi voglio stare male. Non ero sicuro di fare questo video, ma alla fine ho preso coraggio e ho detto facciamone. Sto per mettermi in ridicolo davanti a tutti voi, soprattutto davanti a te che stai guardando. Chiedo per favore non prendermi troppo in giro, perché sto per guardare i miei primi TikTok. E stiamo parlando di 8 anni fa. Non so se rendo l'idea. Quando questo social ancora non si chiamava TikTok, ma si chiamava Musical. Direi di non perderci troppo in chiacchiere, anche perché sennò cambio idea. Ho qui il mio computer, partiamo. Questo è in assoluto il primo Musical, il primo TikTok che io abbia mai registrato. Per la precisione è stato registrato il 24 settembre del 2016, 2 giorni dopo il mio compleanno. Non so cosa mi girava per la testa, anzi invece me lo ricordo. Ho iniziato a fare video su Musical perché c'era mia sorella che stava 24 ore su 24 a guardare video e a fare video, e io continuavo a sentire canzoni arrivare dalla sua cameretta e dicevo: ma cosa stai facendo? Continuo a sentire loop le stesse canzoni e sto registrando i Musical.ly. Cos'è Musical.ly? E da lì è stato l'inizio della fine. Basta, partiamo. Eccolo. Mi raccomando, non prendermi troppo in giro. Non è vero, non è vero, non è vero. No, 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 no. Ma che capelli avevo? Ma che capelli avevo? No, 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 no. No, no, no. Sto sudando da quanto sono in imbarazzo. In teoria questo qua è il peggio, perché comunque è il primo. Peggio di così. Scherzavo. Scherzavo. Ma che capelli avevo? Ma perché, no, ma perché nessuno mi diceva di andare dal parrucchiere a tagliarti i capelli? Perché nessuno me lo diceva? Via subito col terzo, attenzione perché qua c'è stato un taglio di capelli. No, 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 ma questi slow motion finali, questi slow motion finali sono terribili. Niente, qua avevo, probabilmente avevo freddo. No, 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 non credo, non credo a quello che sto guardando. Non credo a quello che sto guardando. Attenzione perché qui sta per partirne uno proprio raro. Guardate, ci siamo io e mia sorella. Guardate la mia sorellina quanto era piccolina. Ma le mosse, le mosse? Eh? Le mo- ma ne vogliamo parlare, le mosse? Eh? Eh? Qua cos'ero? In pigiama, in pigiama. Ma cos'è? Ma cos'è? 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 Un linguaggio a me sconosciuto. Adesso mi sta facendo una lacrimuccia. Questo è stato preso il mio primo evento. Mamma mia, con la canzone di Benji e Fede in sottofondo. Guarda lì quanto siamo belli. Attenzione, perché questo qua è il periodo, periodo bandana. Una rockstar, barbuto sempre piaciuto la rockstar. Eccolo. Beh, ha tirato un pugno, non so chi ho tirato un pugno. La domanda che mi sorge spontanea è: ma come ho fatto a diventare famoso? Perché la gente mi seguiva? Non che adesso ci sia una motivazione reale, perché cioè sono cambiati i video, ma la stupidaggine è la stessa, E quella dove? Mamma mia, quanto, questa canzone quanto andava? Cioè, mamma mia, la mia faccia e le mosse, eh? Cambia il video, ma la mossa è sempre quella. Mago Copperfield. Non ce la faccio andare avanti, non ce la posso fare andare avanti, per favore, ma perché nessuno mi ha fermato? Perché usavo i capelli così lunghi? Sempre un colore diverso. Comunque, per questi TikTok sono a distanza uno dall'altro una settimana, ogni settimana c'avevo un taglio di capelli diverso. Boom boom! Allora, non mi ricordo neanche di chi sia questa canzone, però... pazzesco, attenzione. La mossa qua non c'è, non c'è la mossa qua. Mamma mia, comunque le bandane pure, c'ho una per ogni colore,
Attenzione, attenzione. E qua il barbuto inizia a diventare comedy. Eh? Non le siete mai inficcate le bacchette nel naso voi? Io personalmente lo faccio sempre. vabbè, ma che transition t'ho fatto? Che transition t'ho fatto? quella era da dove è spuntato? Dal mio collo, ovviamente. Anche i balleristi e mia sorella, che eravamo. Attenzione. E qua ci stava appena sceso con le C, appena arrivata che mi giravo. Eccolo. Lo rimetto, ditemi se non ci stava perfetto. Eccolo. Perfetto. No, non aggiungo niente. Vediamo questo. No, ma non sono io quello lì. Vedete, è Ronaldo. Era Ronaldo. Non ero io. Era Ronaldo. Mamma mia. Questa... Oddio! Non è vero! Ma quei due sono Marcus e Martinus. Non so se qualcuno li conosce, ma quest'anno sono andati addirittura all'Eurovision. Ovviamente dopo questo TikTok che hanno avuto il successo che hanno oggi. Dopo questo ballo con Barbuto sempre piaciuto. Loro sapevano ballare davvero però, eh. Loro sapevano ballare davvero, a differenza mia. Attenzione. Mamma mia pizzeria, il momento più alto della loro carriera in Italia, secondo me è questo qui. Mamma mia pizzeria. Siri, chiama la mia ragazza. Quale delle dame? No! Si è spaventato anche Mago, poverino. Mamma mia, questa qua era forte, eh. Questa era potente. No, io me ne vado. Io me ne vado. Oh, aspetta. Ma io non mi ricordavo di cantare così bene. E infatti, non ero io. Non ero io. La faccio la stessa. Cosa stavo facendo? Cioè, io ero un trapper ancora prima che i trapper arrivassero in Italia. Ma come cavolo ero conciato? Un Maranza! Cioè quando i Maranza ancora non esistevano io già ero vestito da Maranza. Do you love me? Pure nei supermercati ballavo. Attenzione. Oddio. Oddio. Stavo cercando di prendere una gioia. E questa era brutta. Fermi tutti, vedi, lo dico pure io, fermi tutti! Ma come ero conciato? No, in realtà sto piangendo, sto dicendo rido per non piangere, ma sto piangendo dalla vergogna. Non so se uscirà mai questo video, sinceramente non so se uscirà mai questo video. Potrei farti scoprire qualcosa di cui tu che stai guardando non eri a conoscenza. Probabilmente dopo questo video te li andrai a vedere tutti i miei primi TikTok. Cioè è super imbarazzante. Dai, questo qua va bene, dai, non è troppo, capito? Quel poster di Beggio e Fede, questa è la camera di mia sorella. Bellissimo. Oh, qua sta esplodendo il computer. I video sono cambiati, ma io no, mai. Pippa Pippaloschi. Oddio, mi gira la testa. Cosa è successo?
Perché si apre la bandiera dell'Inghilterra? Ferma un attimo. Dove eravamo? Qua. Attenzione, perché qua c'è un tocco di magia. Lui tocca l'acqua, Matteo tocca l'acqua, e diventa barbuto con le orecchie da elfo. Qua abbiamo spaccato qualcosa a casa dei miei, facendo un video. Non so cosa avevo fatto cadere, ma era accaduto qualcosa. Sì. Ah, ecco cos'era accaduto. Una mensola. E il video dopo. Questo video è pazzesco. Mamma mia, è che non ha le sopracciglia. Oh, cosa è successo? Cosa sta succedendo? Con cosa sto vedendo? Big boy, big boy, Mrs. Big boy, big boy. Mamma mia. Ragazzi, comunque in questa compilation io avrò visto almeno 10 tagli e colori diversi. Confermatemi se sbaglio. Biondi, lunghi, lunghissimi, bianchi, colpi di sole, grigi, metà castani, metà biondi. Una fidanzata. No. Frenzonato, barbuto. Non ci voglio, ma cos'è? Oddio. Con questo video finale direi che possiamo terminare qui. Mi raccomando, lascia un bel mi piace e iscriverti. Non giudicarmi. Fai finta che tutto questo non sia mai esistito, se mai questo video uscirà. Ma se questo video dovesse uscire e vi dovesse piacere, fatemelo sapere nei commenti, che facciamo vedere a Matilde i miei primi TikTok. Ok, non questi, ne selezionerò altri, perché ce ne sono altri ancora peggiori. Non andarli a cercare.